Thank you.
Ragazze, buongiorno, bentornate in un nuovo video. Come state? Allora, oggi è lunedì 9 settembre, per noi è ricominciato tutto. Alex è già a scuola, l'ho accompagnato. Eliam e Nathan iniziano il primo giorno di asilo, ma c'è un inserimento un po' particolare. È lo stesso asilo in cui andava Alex, però è cambiato tutto. Quindi faranno tutta la settimana un'ora, dalle 9.30 alle 10.30, lunedì, martedì e mercoledì con la presenza di un genitore e giovedì e venerdì da soli, poi da lunedì in teoria dalle 8 alle 12 senza mensa. Quindi stiamo aspettando l'orario, sono le 8.40. Io stamattina ho già, dicevo, scusate ma mi tocca interrompere in base ai vari capricci. Comunque ho già, diciamo, fatto tutto perché abbiamo ricominciato i soliti orari. Io adoro quando si inizia così presto. Dunque, vi ho registrato un po' ieri, che era domenica. Ieri ho fatto le pulizie grandi che di solito faccio lunedì, proprio per evitare di avere troppe cose oggi, che è un giorno speciale. Qui piove, piove a dirotto, le temperature sono proprio scese. Infatti ho i jeans, anche i bambini hanno i jeans, che li vedete qui. E niente, ho fatto ieri il cambio di lenzuola, tende, divano, ho fatto tutto e stamattina ho fatto il riordino veloce. Alle 8:10 ero fuori da scuola con Alex, poi sono passata in asilo a lasciare le scatole, quelle che dovevamo portare con tutte le cosine, le foto, i vari cambi. Mi rimangono a casa solo queste, che sono le cose per la nanna, ma si porteranno con calma, oggi comunque chiederò. E basta, quindi questo è un po' l'inizio di settembre, quando tutto ricomincia a me rende felice. Io poi sono a casa da giovedì, perché comunque ho fatto da venerdì, ho lavorato mercoledì e giovedì, ho preso 3 giorni di vacanza, di riposo, ci voleva, ho staccato un po' e mi mancava anche, per dire, essere a casa la sera, cucinare, fare le mie cose, stare con i bimbi. Ecco, quindi oggi è un po' una giornata così, io sono molto emozionata, però comunque penso che lo sarò di più giovedì, quando loro rimarranno da soli, perché comunque oggi sarò lì e domani e dopodomani anche. Comunque, detto questo, ragazze, cominciamo assieme la giornata. Vi auguro un buon inizio di settembre, un buon inizio di tutto, un buon inizio di nuovi propositi, nuove cose, un buon inizio a tutti i vostri cuccioli. Siamo pronti, primo giorno di asilo, ovviamente diluvia. È tua mamma. Com'è andato il primo giorno, Nathan? Ti è piaciuto? Sì. Sei divertito? Sì. E tu, Liam? No. Ti è piaciuto? No. Ma sei giocato fino adesso? Non hai mai pianto? È stato bello? Poi la mamma era lì. Fa così perché gli ho appena detto che poi la mamma non può stare sempre all'asilo. Sì. Vero? Siamo a casa, sono le 11. Per oggi a pranzo c'è il sugo al pomodoro, sto facendo la pasta anche perché loro sono abituati a mangiare presto. Alex arriverà per le 12:30 e niente, Maria ha fatto la spremuta e qui c'è un cucchino che fa il giochino. Ecco, loro due sempre insieme anche in bagno. Allora, pulizie finite, lì c'è per Alex la pasta, sto passando ormai, la passo tutti i giorni, la Dream, che aspira e lava contemporaneamente. Sono circa le 12, Alex esce 12:30, così ho anche il tempo di andare a fare un'altra lavatrice, sistemare tutte le cose piegate, asciutte, pulite. I bimbi li abbiamo puliti e lavati, tra un po' andranno a fare riposino verso l'una, adesso li metto un po' di cartoni che gliel'ho promesso. E qui abbiamo Cookie e Pupo che scappa dai gemellini.
Allora, sto andando a prendere Alex a scuola, che esce appunto alle 12.30, sono le 12.15, ma è proprio qua dietro. Vedo l'ora stasera di lavarmi i capelli, penso che mi possiate capire, sono orridi, ma non ho proprio avuto il tempo. E speriamo il pomeriggio non piova, almeno da riuscire a uscire un pochino, e poi stasera devo preparare le ultime cose da portare in asilo domani, ovvero cuscini, federe e le coperte. Adesso vado a prendere Alex. Rieccomi, qui si sono addormentati, anche io mi metto un po' a nanna qui, anche lui dorme, il gattino invece è sceso. Alex è di là, ho mangiato, ora sta vedendo un po' di TV e io ora mi metto a fare un po' di conti con l'agenda, ma vi farò un video apposito perché me l'avete chiesto in tante sull'agenda, che alla fine la mia non è un'agenda, è un quaderno che io adibisco, si può dire, penso di sì, ad agenda, e preferisco avere carta bianca e scegliermi io come impostarmi poi le cose da scrivere. Ma vi voglio fare un video proprio fatto bene, in cui magari chiacchieriamo, in cui vi faccio vedere un po' l'agenda, un po', ecco, tipo bullet journal, ecco, alla fine, scusate. E niente, quindi vi volevo salutare, anche perché mi stavo già addormentando, la mia penichella è insostituibile, e ringraziarvi perché su Instagram mi avete scritto tantissime, mi avete fatto gli auguri per i gemellini per oggi, per Alex per l'ultimo anno di elementari, per il fatto che ricomincia danza, e l'anno scorso faceva 4 volte a settimana, quest'anno vuole farne 5 perché vuole aggiungere una quarta categoria, quindi lui già faceva classico, break dance, hip hop, quest'anno vuole aggiungere il moderno. Le insegnanti mi hanno detto che se, diciamo, un bambino manifesta comunque volontà di fare sport e se vuole andare verso il livello agonistico come sembrerebbe lui, non si può fermare, nel senso, la scuola è importante, e ad Alex abbiamo già fatto un bel discorso che se vuole fare così tanto sport lo fa, noi ci impegniamo perché lui lo possa fare, però ovviamente la scuola al suo lato importante non deve passare in secondo piano, perché anche l'anno scorso, avendo 4 giorni più la domenica col catechismo e la chiesa, era comunque stata un po' dura stare dietro ai compiti. Quest'anno ancora è la quinta, l'anno prossimo si parla di prima media, quindi deve impegnarsi lui in primis, però noi lo appoggiamo, quello sì, e quindi vediamo. Martedì prossimo, allora lunedì, Alex ricomincia le attività di danza, quindi è ancora fermo questa settimana e sarà dura tenerlo, perché lui voleva già ricominciare lunedì scorso, quando siamo andati in segreteria danza a fare le varie cose di iscrizione. E poi farò fare anche ai gemellini una prova di gioco danza, che nel caso vada bene, perché l'anno scorso avevamo provato a gennaio ma non avevano ancora, diciamo, coscienza del fatto che bisogna ascoltare la maestra, stare seduti, e quindi abbiamo detto riproviamo poi a settembre, quindi vediamo come va. Altrimenti ho in mente, se no, il nuoto, però il nuoto col freddo non è che mi fa, vabbè, insomma, vediamo. Comunque qualcosa faranno anche loro sicuramente, i bambini ne hanno bisogno. E niente, quindi settimana prossima si può dire che ricomincia tutto. L'inserimento di Liam e Nathan è lento, credo un po' più lento, perché li ha menata, ma tutti i bambini del primo anno dell'asilo, perché faranno questa settimana solo un'ora al giorno, quindi dalle 9.30 alle 10.30, lunedì, oggi, martedì e mercoledì, con la presenza del genitore. E eravamo quasi tutte mamme che ormai ci conosciamo, perché in paese ci si vede nei parchetti. E giovedì e venerdì sempre un'ora, però senza il genitore. Ecco, e poi da lunedì faranno dalle 8 alle 12 o 12 e mezza.
senza mensa, e dal 27 si parte poi con l'orario lungo 8-16 più mensa. Quindi questo è l'inserimento. Io oggi, domani e dopodomani non lo considero, nel senso che io sono lì e quindi il vero momento sarà giovedì e venerdì, perché io dovrò andare via, dovrò salutarli, e loro sanno che arriva questo momento e poi vedremo come lo affronteranno. Quindi vediamo. Adesso sono qui, sono crollati come due mele e crollo anch'io. Comunque, già 5 minuti che chiacchiero, io vi saluto, vi ringrazio ancora e ci vediamo nei prossimi video. Ciao! Il primo giorno di scuola ha fatto crollare anche Alex, che non dorme mai il pomeriggio. Pupi e le altre due che dormono beatamente.